sarebbe venuto in questo nuovo recap di Serie A. Siamo alla 32esima giornata che comincia con la sconfitta della Lazio, la terza consecutiva. Lazio che si prende vantaggio con Luis Alberto, fa l'1-1 al classe 2000 Raspadori, a cui hanno annullato un gol nel primo tempo, e il 2-1 nel finale di Caputo su assist di Ferrari. Abbiamo la vittoria della Roma per 3-0 a Brescia, grazie alle reti di Fazio, Kalinic e Zaniolo, che fa gol dopo quasi 8 mesi dall'ultima volta. Poi abbiamo il pareggio tra Atalanta e Juve per 2-2. Grazie ai gol di primo, l'1-0 lo fa Zapata su assist di Gomez, l'1-1 lo fa CR7 su un calcio di rigore per un fallo di Derun di mano, il 2-1 lo fa Malinowski su assist di Muriel, e il 2-2 sempre CR7 su rigore per un fallo in area di mano di Muriel. Le partite della domenica sono Genoa-Spal, il Genoa che si perde vantaggio con Pandev, e il 2-0 lo fa Schöne su un fantastico calcio di punizione. Poi abbiamo Udinese-Sampdoria, Udinese che si perde vantaggio con Lasagna, fa l'1-1 la Samp con Quagliarella su assist di Ekdal, il 2-1 lo fa Bonazzoli su una splendida rovesciata, e il 3-1 lo fa Gabbiadini al 93esimo. Poi c'è l'incredibile pareggio tra Parma e Bologna. Bologna che sembrava avesse chiuso la partita nei primi 10 minuti grazie ai gol di Danilo e Sansone, ma il Parma la riapre negli ultimi 2 minuti di recupero, infatti al 93esimo arriva il gol di Kurtic e al 95esimo quello di Inglese, anche lui tornato dall'infortunio. Poi abbiamo il pareggio tra Cagliari e Lecce, un Lecce che viene fermato da Cragno e da un palo, un altro Cragno anche questa settimana, Cragno fenomenale, ma il Lecce ha avuto anche sfortuna perché ha preso un palo. Abbiamo l'incredibile pareggio tra Hellas e Fiorentina, l'Hellas che si perde vantaggio con Faraoni su assist di Amrabat e fa l'1-1 Cutrone al 96esimo su assist di Chiesa. L'ultima partita della giornata di domenica è stata Napoli-Milan, con il Milan che si perde vantaggio con Theo Hernandez su assist di Rebic, fa l'1-1 Di Lorenzo su un erroraccio di Donnarumma, il 2-1 Mertens, anche lì su una papera di Donnarumma, e il 2-2 Kessié su calcio di rigore, anche un po' regalato. L'ultima partita è Inter-Torino, con il Torino che si perde a vantaggio con il Gallo Belotti, che fa anche su un erroraccio di Handanovic, che sbaglia l'uscita, e Belotti è lì lesto a mettere in rete, e fa l'Inter invece nel secondo tempo la ribalta, prima con Young, poi con Godin e infine con Lautaro Martinez. La giornata successiva, che si gioca praticamente già oggi, perché già oggi è già il nuovo giorno, inizia con Atalanta-Brescia e termina domani con Lecce-Fiorentina. Quindi per questo recap è tutto, ci vediamo domani. Bella per tutti.